Stiamo per prenderlo, amici di Striscia Napoli. Eccoti, ti troviamo ai semafori, sì, a distribuire questi volantini. Noi siamo Striscia Napoli, ci spieghi un po', di cosa avete bisogno? Vanno a aiutare. No, non ti preoccupare, non aver vergogna. Ci spieghi un po' di che aiuto avete bisogno, perché vedo che sta distribuendo questi volantini per un bambino che è senza un polmone. Sì. Non mi sembra il caso di ridere. Sta distribuendo questi volantini per un bambino che ha bisogno di aiuto a vivere che è senza un polmone. Sì. Chi è? Qualche tuo parente? Nipotino. E tuo nipotino, quanti anni ha? Quanti anni ce l'ha? Quanti anni ha? Scritto qui, vedete. Vabbè, dillo tu, quanti anni ha? Allora qui, che io non lo so. Ti vedo un po' impreparato però, visto che tuo nipote dovresti sapere quanti anni ha. Io non ce l'ho scuola. Tu non? Scuola, non ce l'ho scuola. Non hai la scuola, ho capito. Ma qui c'è scritto anche che c'è uno stabile che ti aiuta per questo bambino. Sì, per trattamento. C'è anche, vi preghiamo di dare un aiuto. Quindi con questi soldi tu che fai? Questi soldi che stai prendendo? Con questi soldi che stai prendendo dalle persone per strada, tu che farai? Dove li porterai? Come? Tu questi soldi che stai prendendo all'ospedale, a che ospedale si trova? Come? A che ospedale si trova? Caserta. A Caserta. Comunque state attenti perché è solamente una truffa tutto ciò che sta accadendo ai semafori di Caserta, ragazzi, sul velone di Caserta. È una bambina, questa bambina sicuramente, noi speriamo a Dio che sta bene, non c'ha nessuna leucemia sicuramente, e quindi non date soldi a queste persone, non date soldi, noi vi raccomandiamo per questa cosa. Questo lo diciamo a tutti coloro che si trovano su questa zona e dove accadono queste situazioni, ok? Questa bambina, noi speriamo a Dio che sta bene e non si scherza su queste cose. Per che cosa? Per fare soldi su queste bambine che dicono che c'ha la leucemia, giusto? Alla fine sì, e purtroppo loro giocano sui sentimenti delle persone e cercano di raccimolare soldi, ma alla fine questa persona non esiste, è qua, è scomparsa. È sul punto di vedere. E quindi peccato che è scappata via questa persona. Comunque, state attenti e avvisiamo ancora tutti i cittadini che si trovano queste persone davanti, non date soldi e chiamate anche le autorità. Quindi polizia, carabinieri, vigili urbani, contattateli immediatamente, ok? Che ospedale c'è a Caserta? Come? In che ospedale si trova a Caserta? Bambini. Ma voi avete dei certificati, delle cose per approvare che questo bambino è senza polmone? Lasciatemi, per favore. Lasciatemi, ma tu stai chiedendo dell'elemosina per strada e stai sfruttando la figura di un bambino, vieni qua. Sta scappando. Ciao amici di Striscia Napoli, ed eccoci qui, ci troviamo a Caserta, in questa grande strada che si chiama? Siamo qui sul velone di Caserta, l'ennesima beffa, amici. L'ennesima beffa, ragazzi, ma soprattutto noi l'abbiamo presa a cuore questa situazione, pensate un poco. Qua c'è scritto, Daniela ha la leucemia, appena 4 anni, e ha bisogno di un trattamento molto costoso. Per guarire? Questa è la sua malattia. Adesso noi prendiamo un pochettino di informazioni. Poi continuiamo, facciamo, il cuore buono. Per favore, aiutaci con quanto puoi. Grazie, che Dio ti benedica. Per favore, rendi il foglio. Vuole anche il foglio indietro. Vuole anche il foglio indietro. Allora, benissimo. Noi sicuramente, eccola qui, noi sicuramente vogliamo rendere ovviamente un pensiero a questa bambina per questa grave malattia che loro dicono che c'ha questa malattia. È un ex comunitario che si trova ai semafori qui a Caserta e ci dice che questa bambina si trova, dove si trova? Paese suo, adesso lo chiamo.
Comunque non si trova in Italia, si trova in Romania. Triscia Napoli, ci spieghi un po', ci spieghi un po' di cosa avete bisogno? Vanno a aiutare. No, non ti preoccupare, non aver vergogna. Ci spieghi un po' di che aiuto avete bisogno, perché vedo che sta distribuendo questi volantini per un bambino che è senza un polmone. Sì. Non mi sembra il caso di ridere. Sta distribuendo questi volantini per un bambino che ha bisogno di aiuto a vivere che è senza un polmone. Sì. Chi è? Qualche tuo parente? Nipotino. E tuo nipotino quanti anni ha? Quanti anni ce l'ha? Quanti anni ha? Scritto qui, vedete. Vabbè, dillo tu, quanti anni ha? Allora qui, che io non lo so. Quindi l'avete ascoltata la registrazione. Noi adesso che cosa facciamo, amici di Striscia? Continuiamo e ovviamente rendiamo un'intervista a questa persona. Quindi peccato che è scappata via questa persona. Comunque, state attenti e avvisiamo ancora tutti i cittadini che si trovano queste persone davanti. Non date soldi e chiamate anche le autorità. Quindi polizia, carabinieri, vigili urbani, contattateli immediatamente, ok? Ciao da Pino Grazioli e Mino. Striscia Napoli per voi. Ciao.